Salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati qui con la carriera giocatura del nostro bomber Pietro Iemmelo. Ragazzi, avevamo segnato nell'ultimo episodio con la Roma, ma poi c'è stata una serie di partite che non ci ha schierato in una formazione, anzi non ci ha proprio convocato. Oggi è arrivato un'altra volta il nostro momento ed è contro l'Atalanta. Speriamo di fare bene, ragazzi. Che dire, ragazzi? Adesso, cioè, io vorrei una mano da voi, vorrei sapere se secondo voi devo richiedere il trasferimento per mandarmi in prestito, non lo so, oppure no, rimanere a Sassuolo. Quindi, ragazzi, qui sopra adesso, in alto a destra, uscirà una specie di sondaggio, ragazzi, e rispondete lì, almeno riuscirò a capire cosa fare, se rimanere nel Sassuolo oppure richiedere il trasferimento. Ed eccoci qui, tutto pronto per Sassuolo Atalanta. Siamo sotto la pioggia. Dai, dai. Ok, Iemmelo, bene il passaggio per Berardi. Oh, vai Berardi, vai Berardi. Vede Iemmelo, il tiro di Iemmelo. C'è Caldara davanti. Occhio, calcio di punizione ravvicinato. Meno male, è un po' laterale, però. Dobbiamo stare attenti. Paloschi la mette in mezzo perché si è di poco alta, molto pericolosa l'Atalanta. Pericolosa, no, pericolosa. Guardiamo, mamma mia, di poco. Finisce così il primo tempo, 0-0. Una partita combattuta a centrocampo. Abbiamo avuto solo due tiri, di cui uno pericoloso da parte dell'Atalanta. Noi ragazzi siamo una valutazione di 6,6, ma solo qualche passaggio e qualche sponda. Niente di che. Iemmelo. Iemmelo appoggia per Ragusa. Ragusa, Ragusa, vede Iemmelo. Iemmelo, no, fallo. Ma che buona. Fallo. Un ottimo fallo si è procurato Iemmelo, anche se stavamo tirando. Berardi alla battuta, dai, mettila dentro, Domenico. Ci prova Berardi, traversa. Voglio ancora Mazzitelli. Madonna mia, che attraversa. Ancora per noi, Iemmelo, ci prova dalla distanza, Beriscia. Spinazzola, fermiamolo, no, 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 Kurtic. Rete dell'Atalanta. Mannaggia. Kurtic a tu per tu con Consigli, non poteva sbagliare. Guardate che buco difensivo, dai. 1-0 Atalanta, mannaggia. Finisce così la partita 1-0 per l'Atalanta. Che peccato. Che peccato, non abbiamo giocato male nel secondo tempo, eh. Noi intanto concludiamo con una valutazione di 7,3. Qualche tiro l'abbiamo fatto, abbiamo anche fatto degli ottimi passaggi, non male. Vediamo un po'. È un peccato questa sconfitta, non ci voleva. Specialmente dopo la vittoria di Roma e le altre partite. Però vabbè, dai. Allora, la nostra condizione di giocatore è sempre buona. Ora, ragazzi, vediamo un po'. Obiettivi, ottimo. Abbiamo, vabbè, aspetto una valutazione media minima di 6, 7,5. Voglio che segni un gol, l'abbiamo segnato. Una percentuale di pari al 10%. E l'abbiamo fatto. Ok, allora, facciamo un po' gli allenamenti. Come sempre, carichiamo sempre i soliti allenamenti. E simuliamo tutto. Un po' ci. Ok ragazzi, ecco che arriva la Sampdoria. Noi intanto, ragazzi, ho fatto degli allenamenti e siamo arrivati a una valutazione di 71. Gli obiettivi sono sempre gli stessi. Ora ci aspetta Sampdoria, Napoli, Empoli e Fiorentina. Mamma mia, tre partite in trasferta e una in casa. Vediamo un po' se siamo stati schierati. Sì, siamo stati schierati contro la Sampdoria. Ok ragazzi, ora scelgo le divise e ci becchiamo nel match. A dopo. Ed eccoci qui tutto pronto per Sampdoria Sassuolo. Le squadre sono appena scese in campo. Ecco a voi Quagliarella, si inizia. Pavolic, buono che sbaglia. No, 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 dai Concili. Grande. Ottima uscita di Concili. Vai che ripartiamo col contropiede. Vai Iemmelo, mamma mia che passaggio. Però Berardi sbaglia il controllo. Vai che buono, è buono. Iemmelo, Iemmelo per Berardi. Vai Berardi, provaci. Madonna mia, Puggioni! Juricic per Linati, Linati per Quagliarella. No, no! Cazzo!
1-0 Sampdoria, segnato Duricic. Mamma mia, che azione però, eh. Ben manovrata. Una fitta rete di passaggi proprio, cioè. Siamo stati, vabbè, cioè, siamo stati pure sfortunati che abbiamo perso il rimpallo e poi consigli, vabbè. Dopo mezz'ora si tuffa. 1-0 Sampdoria, vabbè, dai, la recuperiamo. Ragusa, vede Iammello. Iammello dentro per Gazzola e tiro fuori. Madonna mia. Berardi per Iammello. Iammello. Dai. Pietro Iammello, prolunga. Appoggia dietro per Berardi. Berardi, ancora lui, Berardi, Ragusa! Vai a Mello! Mannaggia! Finisce così il primo tempo, 1-0 per l'Atalanta, ragazzi. Abbiamo sbagliato due o tre occasioni da gol, che potevamo benissimamente almeno pareggiarla. Però vabbè, dai. Iammello dentro per Berardi, ottimo il suo passaggio. Mettila in mezzo. Iammello di testa! Pietro Iammello, che gol! Che gol che ha fatto! Mamma mia! Un cross pennellato di Berardi. Guardate. È lì il cacchio dovevi prendere. Mamma mia, sotto l'angolo di testa. E arriva il nostro secondo gol in Serie A. E che gol, ragazzi, dai. Bellissimo gol. Guarda così. Juricic contro Consigli. Grande Consigli! Andiamo, mancina ancora viva la partita. Agnelli, siamo ancora là. Cazzola per Berardi. Berardi, la può mettere in mezzo, c'è Duncan. Perché non ha tirato Duncan? Perché? Non ci credo. Finisce così la partita 1-1, ragazzi. Questa la potevamo vincere. Abbiamo avuto troppe occasioni che non so perché abbiamo sbagliato. Noi siamo riusciti a fare il gol, finalmente il nostro secondo gol in Serie A, e concludiamo con una valutazione di 7,8. Che dire, ragazzi, questo episodio può finire qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, ragazzi, supportatemi, cioè, supportateci, lasciate un like. Intanto qui in Europa League ancora non giochiamo, cioè, se non mi sbaglio, ragazzi, non possiamo giocare, se non mi sbaglio. Mi sa che tutte le partite non potremmo giocare, però non sono sicuro. Comunque sì, andiamo a vedere questa che facciamo. Almeno per vedere se qual è la prossima partita che giocheremo. Dai, speriamo bene, almeno qui. 2-2, un altro pareggio. E ragazzi, servono assolutamente una vittoria. Un po' di partite che non vinciamo. Vediamo se contro il Napoli siamo stati. Sì. Ottimo, così siamo stati schierati pure contro il Napoli. Però ragazzi, questa partita ve la porto nel prossimo episodio. Mi raccomando, continuate a supportarci, ragazzi. Lasciate nel like, almeno riesco a capire che questa serie vi piace e continuerò a portarvela. E poi ragazzi, non vi scordate di sopra nel sondaggio di rispondermi se richiedere il trasferimento oppure rimanere. Ora è un po' più difficile scegliere, ragazzi, perché stiamo giocando, quindi bene o male ci siamo ricavati il nostro spazio da titolare. Però ragazzi, come io voglio sapere il vostro parere, comunque sia, se rimanere oppure lasciare. Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like, commentate e condividete sotto in descrizione il link della pagina Facebook. E bella a tutti!